buona permanenza, auguri sposi. Grazie. Grazie, vecchio. Oh, è Dampana del veneziano. E il socio di Righetta è veneziano. Davvero? Mica lo sapevo. Guarda, oh, B78, che vuol dire? Buona. Buona? Una costruzione di 8 metri per 8 per 1,20 in cemento. La scultura gigantesca di staccioli sottrae la consueta istituzionale visione della laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso... Ma che dice quello? Che dice? Spiega, no? Spiega le cose che noi non potremmo capire. Che è, buona mela, re? Eh no, non fa ste cose. E non se fanno riconoscere a tutti, ecco. Ma che so? So imbuti, li vedi? Pure io li metto così quando spiccia la cucina. Sì. Ma che cazzo c'entra la cucina? Agu, è una scultura questa. Stiamo a Biennale. Pure lei mette così. Lui stesso fatto e lui stesso... E sta attento quando metti i piedi piuttosto. Ma che sono sti cosi? Che te sei fatta male? Beh, ma c'è un altro posto da metti sti pupazzi. Ce l'avevo, Sanno messi qui. Agu, guarda i giganti. Che gli sono cresciuti gli alberi addosso? Beh, pure sto gigante lo tengono qua fuori, poraccio, gli sono cresciuti gli alberi. Affonda le radici, quasi per trarne i succhi vitali, quelli che assicurano la perenne sopravvivenza della natura e dell'umanità. Ale, qui non c'è un cazzo da vedere. No, qua no. Andiamo a vederla. Ma che cos'è? Che cos'è? È un... Ma sono chiari da sole? Sì, sono chiari da sole. E beh, che vuol dire? Che vuol dire? Agu, non mi domanda tutto a me. No, ma... Siamo sempre nel settore italiano e Gianni Emilio Simonetti qui interviene con questa sua operazione denominata Natura Morta con foglie e bandiere. Prego. Che? Salgano pure. Possiamo salire? Grazie infinite. Sali, Magù, ci fa salire, professore. Come potete constatare, l'artista ha riempito, ecco, quasi sommergendolo, lo spazio destinatogli di foglie secche e drappi rossi. Un'operazione che permette all'artista stesso di visualizzare sul filo della memoria un nostalgico pensiero. Prego, scusi. Che dobbiamo fare? Scendano. Per permettere scegliere anche gli altri, Agu, di vedere. Anche gli altri devono guardare. Falli guardare. Sì, è sempre quello di arte e natura. E l'artista, rifacendosi ai moduli dell'arte povera, espone la natura stessa invece di riprodurla. Ma è una stalla questa. È una stalla. La natura non è prodotta. E dove siamo entrati? Oh, scusa. Oh, no, se siamo sbagliati, è una stalla questa. Ma che stalla? Questa è l'opera d'arte israeliana. Un'opera d'arte. Che è? È un'opera d'arte israeliana, dici? Ma porta la natura stessa, non nelle sembianze, ma nella viva concretezza degli animali, in questo caso. Che hai detto che era? Ma sono pecore. No, non credo che sono. Sono pecore, pecore viventi. Su di esse l'artista ha posto il suo marchio, una pennellata di vivo colore. La natura con le pecore entra e invade questo luogo deputato allora dell'arte e lo trasforma in un vero vile, con i suoi passaggi forzati, la staccionata in legno, le greppie, la paglia, il fieno, il gregge, un vero gregge di pecore. Pecore e viventi. Sono sculture viventi, lo senti il professore? Tu mi domandi a me, ma io non lo so, sa... Professore, io è la prima volta che vengo alla Biennale e non avevo l'idea di quello che può essere la pecora vivente. Avevo detto alla mia signora, sono sculture. Non so sculture, so pecore, altro che cazzi, so pecore. Ma portate viventi e con l'intervento accennato dell'artista. Già. Viene riservato. E non mi guardasse per me. Guarda il professore, è lui che ti spiega tutto sulle pecore. Potremmo constatare dove un intero vile è stato riprodotto come lo spazio naturale delle pecore viventi.
Il viaggio ideale attraverso le esperienze artistiche di questo secolo ci porta qui ad imbatterci nell'ambito della stazione dedicata alla natura antinatura in una tipica opera ambiente dell'artista inglese Richard Long, le cui esperienze nel campo dell'arte povera si rifanno a paesaggi megalitici lunari con misteriose spirali che imprimono alla successione di pietre un interessante movimento concentrico. Qui sono 73. Sì, molto bravo. È un fenomeno, mia signora. Noi siamo fruttaroli. Lei conta tutto, non frega nessuno. Ma non è che ci ho accontati tanti, sono sei volte che giravo. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ho capito che sa contare. Che si fanno contare? È quasi traumatizzante l'incontro con John De André. Si tratta, come ben vedete, di un calco in poliestere fatto su un'autentica ragazza, la cui vivezza è accentuata dalla meticolosità, come questi veri capelli, questo vero tappeto. Un realismo che trapassa in un superiore, conturbante realismo. Ma dove vai? Lascia sta! Ago, non è mica vera! Vero fitte, sei appena sola. Prego, signora. A questo punto la Biennale apre sull'esterno con questo intervento di Simons, che spacca la parete per cogliere il paesaggio. Certo, un'operazione sconcertante. Viene, rega, c'è quello che dice Rosario. Ah, scusi professore, noi se siamo sbagliati, prego, siamo usciti, non ritroviamo l'entrata. Il paesaggio c'è. Io e mia signora volevamo rientrare, dove se passa? Blocca. Andiamo, lei non sa manco lui. Su un fantastico paesaggio di favola evocato con la creta. Come avrete ben capito, quando cazzo eravamo andati a sbatte? Che ne so, ho chiesto dov'è un bagno per la mia signora. Mi ha detto là sotto. Mortacci su, entra il pozzo, ci hanno andato. Franco Sum, entro le quattro mura antiche a richiamo del favoloso palazzo sono custodite in numerosi recessi le vesti dai colori sgargianti. Respira forte. No, signori, cosa fate? Prego, non si appoggia alla scultura. No, guardi, la mia signora si è appoggiata al muro, non c'era la scultura. Ma se questa è la scultura, se questa è l'opera. Prego, l'opera. Porti via sto cappello, sto libro, la Biennale. È da stamattina che trottiamo, non sapevamo che questa è la scultura. È questa l'opera, capito? Non si tocca. Il vento che agita le fronde presso la sedia che a sua volta rappresenta il ricordo dello spazio privato. Tutto, sede, fame, mi si sono gonfiati i piedi. E a Gucci, sarà un posto qui dentro per piazza in caffè? Un maridozzo. Tutto quello che vuoi, almeno se mettiamo a sedia. Aspetta un po'. Guarda che bella sedia, oh. Metta la sedia qui, ci vado io a piatta qualche cosa da bere. È da ragnare. E come no? Pia qualche pagnottella, una birretta fresca, quello che trovi, re. Sì, sì, quello che c'hanno, Pio. Tu sta qua, non te muove, E dove vado? Stai bene? Sì, re, fa un bel freschetto. Brava, ritorno subito io. Scusi, io non riesco a trovare, non c'è una mensa, un bar dove si mangia se bene? Sì, de a dritto, ed è qua fuori a destra. Non ho capito, che là, tu? Fuori dalla porta, a destra. Ah, fuori dalla porta. Da dritta, dice. Ma come parlano questi? Sì. Sì. Un tratteggio multiforme. Guarda. Ella, sedia con corpo adagiato. Un'opera vivente? Un'opera originale, cara. Io sui 18 milioni la comprerei. A me mi sembra bello. Vedi quel corpo? Sembra una sfera che prima si sprofonda verso il basso e poi si innalza piano piano come sospinta dal vento che muove la palma. Agù, qui alla Biennale c'erano niente alla magna, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco. E porca mignotta! Beh, vabbè, te l'abbiamo. Ma chi sono questi? Chi? Che stanno a fotografare? Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu? E che io dovevo dire? Che non sei una statua. Che è mica la donna nuda questa. Me lo volevo comprare per 18 milioni. 18 milioni? Beh. Mazzo, ma non è troppo.